Luca Sanseverino, direttore artistico di Shortini. Il primo tuo debutto da direttore quest'anno. Com'è la tua prima esperienza? Ma guarda, sono stato prestato a questo ruolo, un'esperienza unica ovviamente, tanto delirante quanto coinvolgente, perché è un ruolo che ti impegna veramente in modo notevole. Ci sono state difficoltà? C'è voluta molta energia? È stata praticamente un'odissea, ma siamo approdati a Shortini. Siamo giunti, siamo agli sgoccioli. Dove vuole arrivare Shortini? Ma guarda, questa è la 8ª edizione ed è in crescita rispetto agli altri anni. Speriamo di coinvolgere sempre più personalità, registi, e uomini dello spettacolo, perché Shortini è anche il trampolino di lancio per molti nuovi giovani registi che si affacciano al mondo del cinema. Abbiamo tanti giovani che si affacciano della nostra nazionalità, quanti sono invece gli ospiti stranieri? Sono parecchi, c'è la sezione internazionale, ma quest'anno abbiamo il pregio di ospitare circa una quindicina di stranieri da Canada, Iran, Russia e, se non vado errato, anche Londra. Facciamo una breve sintesi del programma delle quattro serate. Sì, la location innanzitutto è una novità assoluta per questa manifestazione, metafora del viaggio in quanto si affaccia all'orizzonte che abbiamo dietro le spalle, e si svolgerà praticamente su quattro aree: l'area principale, l'area A, l'area B, dove verranno alternati le competizioni nazionali e internazionali, oltre che le retrospettive e le proiezioni fuori concorso. Ma oltre questo ci saranno eventi correlati, primo tra tutti I Shoot Shortini, che è la sezione giovanissimi. Una novità di quest'anno? In realtà è l'evoluzione di Shortini Junior, già presentata nelle scorse edizioni, ma quest'anno con laboratori e attività molteplici, insomma, è stata arricchita notevolmente. E oltre a questo, ovviamente, una ambiale degli artisti, dove potete apprezzare, insomma, i lavori di artisti locali non solo. E ci sarà il sabato anche l'osservazione mezzo telescopi spaziali del cielo notturno, e quindi Shortini sotto le stelle. Quindi Shortini anche sotto le stelle. Sì. Grazie Luca Sanseverino. Grazie a te. Buona avventura. Grazie.